Proseguire nel consolidamento a Cremona di una realtà aggregativa e attraente per i territori della pianura padana, grazie a un gruppo di imprenditori illuminati. È stato presentato oggi il progetto firmato dagli architetti cremonesi Gozzetti e Ori, il secondo edificio del Polo dell'Innovazione Digitale. Il primo, inaugurato nel 2017, ospita oggi, con successo, importanti aziende ed è un vero e proprio incubatore di start-up. Oggi davvero celebriamo l'inizio di questo grande progetto, anzi la posa della prima pietra del progetto, l'inizio lavori. È un progetto che è partito tanti anni fa da aziende in collaborazione con comunque il sistema istituzionale e il sistema universitario, è partito con un sogno. Oggi davvero stiamo facendo un passo avanti verso questo sogno. Un building l'abbiamo realizzato, abbiamo realizzato tanta progettualità, stiamo facendo veramente delle cose bellissime che stiamo forse comunicando troppo poco. Il fatto di ampliare questa zona con un ulteriore building per l'ampliamento del distretto digitale davvero dà linfa nuova, vita nuova, nuovo vigore e anche nuove possibilità per i giovani e per le aziende. È una giornata importante per il gruppo LGH ma anche per tutto il polo tecnologico. Con oggi noi inauguriamo quello che sarà un investimento importante del gruppo, con l'idea di attrarre talenti, dare evidenza degli investimenti che faremo sulle tecnologie smart and green, che è la mission di LGH sul territorio. La vera essenza del progetto è rappresentata dalla forte capacità aggregativa che continuerà a sviluppare sul tessuto delle imprese orientate proprio all'innovazione dei territori interessati. Il nuovo lotto vedrà impegnate circa 800 persone. Fondamentale per la politica, per il territorio, per l'economia, per il lavoro e anche per l'occupazione. Io ho ricordato spesso come le operazioni fatte tutti insieme, a partire dall'imprenditore, insieme al comune, insieme alle istituzioni, hanno portato posti di lavoro e possibilità di sviluppo di investimenti di milioni anche sul territorio. L'estensione del polo numero 2 è fondamentale per la città, tra l'altro con un progetto tecnologico molto interessante di efficientamento energetico dell'edificio di alto valore, ma questo si inserisce in uno sviluppo più complessivo della città, che mette insieme innovazione tecnologica, nuove imprese, possibilità di start-up a tutto il contesto che si sta sviluppando anche sull'agroalimentare, sulla smart land in generale.